Cioè, professore, sì, io non sono ancora pronto a stare all'argomento, sì. È un pochetto difficile, quindi sto preparando, arrivo. È che io non so, non vorrei mai sostituirla, quindi non so cosa ancora un attimo, per favore, sì. Abbiate pazienza, adesso arriva il professore che, come ripeto, appunto è uno studioso, uno scienziato, un grande... Ma com'è? Perfetto, benissimo. No, in realtà... attenzione, per favore. In realtà dovrei finire di prepararmi, mi mancano giusto le conclusioni, quindi torno dopo, va bene? Ah, dobbiamo iniziare? Ma non c'era tempo, oh, Dio mio! Va bene, dai, allora possiamo tranquillamente iniziare, tanto l'argomento lo spadroneggio da circa 600 anni e quindi andrò un po' a braccio. Vedo che mi avete preparato tutto, vedo... L'afonico, vedo il pacchetto qui, l'acqua, forse manca il bicchiere? Cioè, ma non si vede? Allora, mi ha dato così, tanto siamo in tema. Oh, come è ovviamente logico, il leggio pende, faremo di necessità virtù. Insomma, tanto l'argomento lo sapete già, no? L'argomento della serata, no? La pazzia, la psichiatria, il manicomio, forse, da quello che... Ho sentito di là, lo state trattando in una maniera un pochetto frettolosa, no? Le castagne matte, le vocine, cioè, non so, forse è il momento che arrivi un esperto del settore a mettere ordine. Insomma, io come medico di bordo ho questo proprio compito di mettere ordine, cominciando da A per arrivare alla B, poi arrivando alla C, alla D, alla E, alla E, alla E. L'acqua c'è, l'occhio di bue non c'è perché siamo in pieno giorno. Magari vado a prendere gli occhiali, no, perché sennò non riesco a... Dobbiamo iniziare, ma mi avete detto che c'era tempo, sennò non venivo, vabbè, dai. Allora, iniziamo senz'altro, con tutto quello che ha bisogno un argomento del genere, e cioè una grandissima razionalità, una forte quiete, un'enorme serenità e soprattutto una grande pacatezza. Arrogo! Streghe, eretici, assassini, superstizioni, sabba, malefici. Nel 1412 la pazzia è diavoleria. Il maligno che ruba l'anima. Spiriti malefici si aggirano tra la povera gente e la contaminano. I malati di mente sono posseduti da Belzebù. Sono le streghe a trasmettere la follia. Calma, calma. Bruciarli vivi è questo il rimedio più sicuro. Durante il periodo medievale la follia viene estirpata, curata, soprattutto con il fuoco. In alternativa, i malati condividono la sorte di leprosi, vecchi, orfani, mendicanti, imboccando la strada degli ospizi. Basta un dubbio, il ricovero è coatto, i comportamenti peccaminosi puniti, docce fredde, sanguisughe, scarnificazione della pelle, rallentamento del sangue sino al limite della sincope, i massaggi con l'unguento tartaro, la rastrelliera nei casi di accessi di rabbia, oppure li si carica su una bella narra in ship, una nave di folie, voilà, ti si manda alla deriva, chi si è visto si è visto. Ma una nuova mentalità già si fa largo con l'inizio del nuovo secolo. Superstizione e stregoneria appartengono ad un passato rozzo ed ignorante. La nascita delle case di salute per le malattie mentali segna l'inizio di una nuova fase nella segregazione della follia. La malattia mentale viene divisa in due tipologie: di breve durata e dunque suscettibile di cura, oppure morbosa e cronica. Nel primo caso il malato di mente resta in ospedale, nel secondo caso, sentite bene, viene trasferito in un altro istituto dove, benché ritenuto incurabile, viene comunque sottoposto a tutti i cicli terapeutici più in voga: salassi, docce gelate, purganti, antispastici, vomitivi. Dopo 2-3 mesi il folle può tornare in famiglia. Oh! Che quasi sempre richiede un nuovo intervento ospedaliero. Tutto quindi ricomincia da capo. Ma la svolta arriva, arriva nel 1600. Cambia il concetto di follia e di conseguenza il tipo di cura: internamento definitivo. Il folle rappresenta un problema di sensibilità sociale al pari dell'assassino, del delinquente. I matti sono pericolosi. Due sono le figure chiave preposte alla direzione dei neonati asili, come quelli dei bambini: l'internista e il chirurgo. Quindi lo so, non degli studiosi della mente, va bene, ma comunque medici, no? Pronti a imparare sul campo a trattare con gli alienati. L'interdizione di una persona però
non necessita di una perizia medica, basta un semplice accordo tra la famiglia del ricoverato e l'autorità giudiziaria, e così con la scusa della pazzia negli asili ci finisce di tutto: figli prodighi e libertini, figlie con cattive tendenze, oppositori politici, poi i soliti ladri, prostitute, assassini. La malattia mentale diventa uno strumento di controllo sociale. Gli internati spariscono negli asili e non danno più fastidio, trattati come bestie, spesso non escono più. Su 100 alienati chiusi in un asilo pubblico, la metà muore nel corso dell'anno. Non si è però a conoscenza di internati appartenenti alle fasce più abbienti della popolazione. Allo sen fan de la patria, parapapero, parapapà. Oh, il 1700, finalmente! L'illuminismo pone l'uomo al centro del mondo. E con il nuovo concetto di razionalità anche le pratiche contro la follia vengono riconsiderate. E basta con questo concetto punitivo fatto di catene e di soprusi. Ecco invece una teoria, una prassi medica capace di normalizzare la condizione umana del pazzo: la psichiatria. La follia va ricondotta là, alla razionalità. Comincia la sperimentazione. Per distinguere la follia dalle altre forme di emarginazione, alcuni medici liberano i folli, li seguono, si appostano, cercano di studiarne i comportamenti. Negli asili, nel frattempo, si trasformano in luoghi di cura dove il malato, in teoria, dovrebbe rimanere solo in via transitoria. È il debutto dei manicomi. Cartelle cliniche, osservazione, controlli. La malattfollia, che fino ad allora era ritenuta cronica e incurabile, con la psichiatria diventa contenibile! C'è di più! Una parte degli studiosi, i criminologi, trovano addirittura dei nessi tra la follia e la delinquenza. Del resto si è visto, no? Entrambe le categorie sono contraddistinte dalla pericolosità sociale: la statura, la dimensione del cranio, la calvizie, la barba sul mento, soprattutto la dentatura, l'impianto dell'orecchio, la presenza di verruche, ernie, cisti, eczemi. Homo insabius e Homo criminalis presentano le stesse anomalie fisiche. Cesare Lombroso, un italiano, il paladino di questa teoria, individua nel folle non solo il delinquente, ma anche l'artista. E vai tu con la tua piccola compagnia. Alla fine della sua gloriosa esistenza, Cesare Lombroso fu sottoposto ad una bella autopsia e in base alle sue stesse teorie fu trovato affetto da cretinismo atavico, imperituro. Ma le sue teorie andranno avanti lo stesso per secoli. Ma è solo quando la passione illuministica incontra la carità religiosa che prende corpo la convinzione che la malattia mentale si può curare! Lazzaretti, monasteri, cottolenghi, intorno a queste meravigliose istituzioni religiose sorgono paesi. Chetti, nei manicomi dove perdura la contenzione, i matti vengono sottoposti alla cosiddetta ergoterapia, cioè la cura del lavoro. No, signori, nessuna schiavitù. Trattasi di lavoro a scopo terapeutico, un trattamento proposto dal medico. Anche nel corso dell'Ottocento però i manicomi si gonfiano a dismisura di persone considerate pericolose, alcolisti, sbandati, prostitute, a cui si aggiunge, dato il leggerissimo margine di incertezza medico tra alienati curabili e incurabili, tutta quella moltitudine di persone senza o con lievi disturbi mentali, pellagrosi, allucinati dalla fame, cretini inebetiti nella vita di stenti, casalinghe proletarie, e comunque tutti contadini senza titoli di studio. E comunque noi per ognuno di loro si fa una bella diagnosi che finisce in una bella cartella clinica, che finisce in un bel faldone, che finisce in uno scatolone, che finisce in cantina. E va bene! Va da sé che la psichiatria, presentatasi inizialmente come un poderoso balzo in avanti nell'agire scientifico, è costretta, suo malgrado, a ricorrere a nuovi fantasiosi metodi di cura, come ad esempio la cura dell'acqua. Il malato viene immerso fino al collo in una tinozza d'acqua tiepida, poi fredda, tiepida, fredda, fredda, tiepida, a volte con preavviso, a volte senza, buttato a tradimento così. L'acqua però può anche essere ingerita, infilato un tubo in bocca oppure nel retto. Perché la cura abbia effetto, l'acqua deve entrare in corpo in notevolissime quantità: 5, 10, qualcuno dice 15, qualcuno 20, 25, fino a un massimo di 30 litri d'acqua al giorno. In caso di necessità, naturalmente, si risponderanno i soliti cari e vecchi metodi: letto di contenzione, camicia di forza, addestramento dei custodi di manicomio, spaventare i folli soprattutto di notte, e a mali estremi, estremi rimedi, la macchina rotatoria.
che inizia a girare vorticosamente insieme al malato fino a provocarne la perdita di coscienza. Ma non basta. Per uscire da questo impasse del sovraffollamento bisogna cambiare prospettiva. E voilà, proviamoci. Non so se basta. Comunque, a questo punto nello spettacolo mi viene sempre una sete della Madonna, non so perché. Il manicomio deve arrivare a significare una cosa e una cosa soltanto, diventare una cura in sé, al di là di ogni terapia. Il pazzo, il folle, l'alienato deve interrompere qualsiasi comunicazione con l'esterno, con i parenti, gli amici. Innanzitutto per la propria ed altrui sicurezza. E poi per convincerlo a farsi curare. La regola principale è non far comunicare fra di loro i folli. Suddivisi in categorie precise, ogni gruppo di ricoverati resta da solo con se stesso. I clamorosi con i clamorosi. Gli eccitati ad eccitarsi con gli altri eccitati. I sudici a insudiciarsi con i sudici. Gli scomposti a scomporsi con gli altri scomposti. I reticenti si incontrano talvolta con gli altri reticenti, ma non sempre. I tranquilli se ne stanno lì tranquilli con i tranquilli. E i furiosi si infuriano con i furiosi. Totale è la separazione dei sessi e la subordinazione nei confronti del personale. Immensi edifici divisi in ali simmetriche, padiglioni a più piani, viali che sembrano foreste, silenzio, quiete e solitudine. Questa è la panacea uniforme per tutti i casi di malattia morale. Ma l'isolamento non è soltanto interno, i folli non possono comunicare con chi vive fuori e a nessuno è permesso vedere cosa accade nel manicomio. I colloqui con i parenti sono concessi con parsimonia, le lettere spedite e ricevute dai ricoverati aperte e controllate, perché non si adegua punizioni. L'intimidazione come mezzo curativo è la prima regola. Allettare il maniaco con le gradevoli sensazioni e subito dopo intimorirlo con l'idea del dolore. Se le minacce non bastano, si ricorre alle maniere forti. In Gran Bretagna, ad esempio, l'usanza più semplice e ovvia, mi viene da dire, è quella di rinchiudere il malato in una bella gabbia con le pareti tutte dipinte di nero, senza luce, sopra appeso un bel telaio che viene battuto ripetutamente provocando un rumore assordante. Funziona, eh? In Francia si lega il malato non a proprio una gabbia, ma a una cesta di mimini e lo si immobilizza per giorni. In Germania lo si chiude nell'armadio, lasciandogli fuori la testa. Intramontabile ovunque, camice di forza e letto di contenzione. Ma soprattutto, era ora. Dopo oltre 4 secoli, vengono finalmente definite le cause più apparenti che possono disporre alla follia. Esse sono l'amore delle novità, il tumulto delle passioni, l'esaltazione dei sensi, il cozzar delle parti politiche, il disprezzo delle massime di religione, lo sfrenato abbandonarsi alla sottigliezza, le astrazioni, tanto lo smodato lusso quanto la disperata miseria, la vita scioverata, molle, la mala condotta, l'onanismo, la frequente ubriachezza. Ora, nonostante questi criteri di valutazione siano oggettivamente rigorosi, precisi, fatti apposta per scongiurare il fenomeno del sovraffollamento manicomiale, ci si rende conto ben presto che i pazzi sono ovunque e che il loro numero è destinato a crescere, a crescere, a crescere. Siamo nel 1850, quando il dottor Francesco Saverio però pubblica un celebre opuscolo lungo così sui motivi per cui è necessario costruire un ospedale psichiatrico in Trentino. Fino ad allora tutti i malati della contea trentina venivano ricoverati ad Hall in Tirolo. Il numero di dimenticati è esagerato per la struttura. Inoltre costringere i malati in un posto diverso da quello nativo è crudele e ingiusto, però ci va giù pesante. Accusa apertamente i colleghi di Hall di razzismo nei confronti dei decenti trentini e alla fine la spunta. E vabbè, dai, si fa il manicomio trentino. Dove? I comuni si lanciano come api sul miele, si sgomita, si spinge, si arranca, anche perché è ben vedere. Questa storia del manicomio è un bel affare a livello economico. Crea posti di lavoro, crea un indotto forte sulle economie locali, insomma, alla fine la volata la vince Pergine Valsugana, dove il conte Crivelli con un colpo gobbo vende al comune la grande azienda agricola di Maso San Pietro. La città festeggia con la banda che suona a festa tra i bengala e gli urrà. Al ben ben subito, le chicche il ben, cantava il merlo, cantava il merlo. L'edificio viene costruito a regola d'arte. Oddio,
In paese c'è ben presto chi comincia a borbottare. Guarda chi non sono amica sta chi la maniera di lavorare. Guarda che preda che droppa, lei tutta rossa, se vede che lei marza. Chi fra un po' venzo tut, è un attimo il borbottio si trasforma in protesta, al punto che la giunta si vede costretta a fermare tutto quando si è ormai al tetto. In realtà la pietra non era marcia, ma sì la famosa pietra rossa di Trento, ben più pregiata di quella del Tersina. E così risolto l'enorme enigma della pietra, riprendono i lavori di Buona Arena, con qualche piccola variazione sul tema, sì, nel senso che gli allegri progettisti si rendono conto qua e là di tirare su qualche edificio minore. Vabbè dai, in tutti i modi si arriva alla fine, i mobili arrivano da Innsbruck, la biancheria, federe, lenzuola, tende, camicie di forza, cinghie di contenzione, ci pensano le suore della casa madre austriaca. Visto dall'alto il manicomio alla forma di una E rovesciata. Un po' in omaggio alla regina Elisabetta che voleva sta E stampata su tutti gli edifici del regno. Un po' sulla falsariga del modello degli edifici militari dell'epoca in modo da studiare meglio tutti i percorsi e solverliare ogni zona. Tutto quanto è asburgico, a pergine, anche le istruzioni di servizio per gli infermieri del manicomio provinciale. Qui vengo a leggervele direttamente da questo prezioso scritto che ho ritrovato. Infermieri devono rispettare il direttore, tutti impiegati di istituto. Essi devono eseguire puntualmente tutti gli ordini che ricevono da stessi. Non sarà mai tollerato che gli infermieri diano tu agli ammalati. Devono custodire diligentemente gli ammalati, non dice mai allontanarsi dagli stessi affinché possano dare al medico esatte informazioni riguardo a quel che fanno und parlano. Infermieri devono osservare che gli ammalati vadino a letto alle ore stabilite, cioè l'inverno alle 8, l'estate alle 9, che si alzino l'estate alle ore 5 e l'inverno alle ore 6. Senza permesso di direttore non possono concedere agli ammalati di stare più a lungo in letto. Devono dare agli ammalati solo quelle vivande che concede il direttore. Devono osservare che gli ammalati venga rasa la barba al tempo stabilito, unto devono essere presenti quando viene barbiere. Se il direttore permette ad uno o ad altro gli ammalati di avere denaro, allora gli infermieri devono guardare che non venga loro tolto. Unto devono rendere conto al medico come ammalato impiega denaro, unto devono guardare che gli ammalati vengano solo libri permessi dai medici. Devono essere quieti, unto sobri. Se vogliono sortire per un breve tempo, devono ottenere permesso di medico. Devono annunciare ai loro superiori tutto quello che torna in bene o in male agli ammalati, oppure quello che reca vantaggio o danno all'istituto. Sono inoltre previste delle ammende, ad esempio se l'infermiere non chiude dietro a sé la porta della sala infermieri, 5 lire di multa, oppure e soprattutto se viene trovato a giocare a carte con i pazienti. Briscola 5 lire, l'uva mazzetto 7. Questa me la sono inventata. Vabbè,